Nella storia dei lager si possono individuare due fasi. La prima accompagna l'ascesa e l'affermazione del nazismo in Germania, dal 1933 al 1938. La seconda inizia con le annessioni dell'Austria e della regione slovacca dei Sauditi, quindi prosegue con le conquiste dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dal 1938 al 1945. Le differenze tra questi momenti furono determinate dalle diverse funzioni che i campi vennero chiamati a svolgere con l'evolversi della politica del Reich. In altre parole, questa istituzione non ebbe uno sviluppo pianificato, ma fu progressivamente trasformata e adattata alle esigenze dello Stato e alle finalità sempre più ambiziose che le alte gerarchie del partito ritenessero utile assegnarle. I primi campi di giustizia, come erano chiamati all'inizio, sorsero nel 1933, piccoli centri nei quali venivano rinchiusi criminali e soprattutto prigionieri politici. Questi ultimi venivano ufficialmente ospitati in detenzione preventiva, cioè senza processo né prove di colpevolezza e con la generica accusante di essere traditori della nazione. Fra questi campi, disseminati prevalentemente nella parte centrale del paese, una posizione di spicco ebbe fin da subito Dachau, sia per la maggior capienza sia per la durezza dei metodi utilizzati dai carcerieri. Tuttavia, le SA, squadre di assalto, alle quali era affidato il compito della sorveglianza, pur abbandonandosi non di rado ad atti di crudeltà bestiale, non avevano ancora messo a punto quei sistemi di raffinata tortura fisica e psicologica nella cui pratica le SS, squadre di protezione, dimostrarono in seguito un'impareggiabile perizia. Per comprendere comunque quale clima vi regnasse, ricorderemo che il famigerato Theodor Heick, comandante del campo di Dachau, emanò un regolamento, più tardi esteso a tutti i luoghi di questo genere, nel quale si chiariva che erano possibili di condanne a morte non soltanto quei prigionieri che svolsero attività di politica all'interno dei lager, ma anche quelli che semplicemente diffondessero notizie, pur vere, su ciò che vi accadeva. La stessa sorte aspettava coloro i quali si rifiutassero di lavorare, oppure schiamazzassero o addirittura tenessero discorsi, durante la marcia o durante il lavoro. Date le premesse, non c'è da stupirsi se, fin dai primi mesi, alcuni prigionieri vi trovarono la morte per mano dei guardiani. Eppure, a detta dei testimoni che uscirono vivi da quell'inferno, le condizioni di vita del campo di Dachau e in tutti gli altri campi di concentramento peggiorarono nettamente quando la sorveglianza fu affidata alle SS. Come noto, il passaggio di consegne fu determinato da quella torbida faida di partito che ebbe luogo il 30 giugno del 1934, nella cosiddetta Notte dei Lunghi Coltelli, chiamata così per analogia con la strage compiuta nel 460 d.C. da mercenari sassoni nei confronti di nobili celti in Inghilterra. In questa occasione Hitler, timoroso della crescente potenza delle SA e del loro comandante, fece assassinare il rivale e i principali collaboratori, sciogliendone poi la milizia, divenuta tanto numerosa da costruire un pericolo serio per la sua posizione di capo. Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, i lager furono ben presto chiamati a ospitare un numero pressoché sterminato di individui deportati dalle immense regioni occupate dalle Wehrmacht, cioè l'esercito tedesco, soprattutto nell'Europa orientale. Ma la guerra produsse anche una sostanziale modifica alle funzioni che i campi dovettero espletare. Essi vennero costretti a fornire la manodopera necessaria al funzionamento dell'economia del paese, in sostituzione dei lavoratori tedeschi chiamati alle armi. In questo senso divennero dei campi di lavoro, il che non significò affatto che la durezza del precedente regime vi fosse attenuata.
Al contrario, l'attività lavorativa fu concepita come un terribile strumento di punizione e di tortura. Ai detenuti della prima ora si aggiunsero milioni di prigionieri di guerra, di partigiani, di lavoratori coatti, rastrellati con i metodi più brutali in mezza Europa, e di rappresentanti delle razze inferiori. Per comprendere quale fosse la realtà di questi campi, si pensi che degli oltre 5 milioni di prigionieri di guerra russi che vi furono internati, ne sopravvissero non più di 2 milioni. Con la messa a punto della soluzione finale, ai lager fu assegnato un compito unico nella storia dell'uomo: la distruzione di un popolo intero, da effettuarsi in breve tempo, con il massimo risparmio di mezzi e di personale, nel modo più segreto possibile. In conseguenza di ciò, nacquero nuove installazioni, soprattutto in Polonia, dove venne deportata la massa di vittime da eliminare. Furono questi i campi di sterminio, fra cui ricorrono alla memoria i lugubri nomi di Lublino, Bezek, Treblinka, Chełmno, Riga e il più sinistro di ogni altro, Auschwitz-Birkenau. In questi luoghi infernali la morte venne inflitta in mille modi diversi, ma certo lo strumento che superò tutti gli altri per efficienza fu la camera gas, che finì per diventare il simbolo delle barbarie nazista. Pur comprendere l'entità della tragedia che si consumò nei lager, bisogna infine affrontare, sia pure in modo sommario, lo scottante argomento delle cifre. Quante furono le vittime complessive dei campi di concentramento? La posizione degli storici a questo proposito non sono univoche, né dall'altra parte potrebbero esserlo, vista la mancanza di documenti che consentano di fornire una valutazione certa. Prima di abbandonare i lager, infatti, le SS fecero in modo di distruggere tutta la documentazione che tenevano nei limiti del possibile, meticolosamente aggiornata. Le stime ipotizzate fissano il totale delle vittime a 10-11 milioni, di cui 6 milioni di ebrei. Vi è ragione di credere che nel solo complesso di Auschwitz, in 5 anni, abbiano perso la vita da 3 milioni e mezzo a 4 milioni e mezzo di deportati.